Quanto ha sofferto il Brasile contro il veloce e coriaceo Cile nel primo match degli ottavi di finale, lo abbiamo visto tutti in mondovisione. Quello che non abbiamo visto sono stati volti tesi, quelli della paura, dei brasiliani sparsi intorno al mondo, una sofferenza angosciante che si è liberata in un urlo di gioia quando il Cile ha sbagliato l'ultimo rigore a disposizione prima di passare a batterli ad oltranza. Un urlo di gioia sprigionato da Gisele Bündchen nella sua casa, insieme ai suoi familiari. La bella top model brasiliana era davanti al televisore a seguire il match con i piccoli di casa, tutti infasciati dei colori sociali verde e oro della nazionale carioca. Anche Cara Delevingne, la controversa modella, ha lasciato uno scatto pro Brasil, con una canotta raffigurante la scritta I love Brasil. Hanno invece sofferto tantissimo Bruna Marquezine e Rafaela Santos, rispettivamente la fidanzata e la sorella di Neymar. Entrambe erano presenti in tribuna al Mineirão, lo stadio dove si è disputato il match e, quando si è arrivati alla fase dei rigori, le due supporter hanno cominciato a pregare e a girarsi di spalle per evitare di guardare. Bruna Marquezine è diventata una sorta di talismano per il Brasile e i suoi tifosi, collocata nella squadra più sexy dei mondiali dal magazine Futebol Interior, sta conoscendo un periodo di esposizione mediatica molto importante in Sud America, perché la loro relazione si è ufficializzata proprio nel corso dei giorni mondiali. Un po' come è accaduto tra Balotelli e Fanny con l'annuncio del matrimonio, peccato solo che non abbia portato la stessa fortuna, con l'Italia uscita fuori a sorpresa, dopo le sconfitte con la sorpresa Costa Rica e l'anonimo Uruguay di Edinson Cavani che, senza il Dracula Suarez, è stato eliminato dalla Colombia proprio nella giornata di ieri. Chi se ne frega?